L'aumento dei pensionamenti con quota 100 e la mancanza di assunzioni nella pubblica amministrazione senza una copertura totale del turnover porterà inevitabilmente alla diminuzione dei servizi. Ecco perché c'è l'urgenza di mettere in atto azioni concrete per far riprendere l'economia. Sono stati questi alcuni dei temi affrontati questa mattina dal segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo a margine del Consiglio generale della UIL Funzione Pubblica in corso a Salerno. Al Grand Hotel l'appuntamento con la categoria di attivi più numerosi della UIL, che rappresenta i lavoratori della sanità, delle autonomie locali e del terzo settore, che si è aperto stamani con l'intervento del segretario generale Barbagallo, mentre a chiudere i lavori è stato Michelangelo Librandi, segretario generale della UIL Funzione Pubblica. Tra le priorità della discussione al centro del Consiglio generale ci sono stati la ripresa del tavolo di confronto tra organizzazioni sindacali e governo sul rinnovo del contratto pubblico per il triennio 2019-2021 e la convocazione urgente della Commissione paritetica prevista dai contratti nazionali di categoria firmati lo scorso anno per la riclassificazione del personale dipendente. Noi che parliamo sempre di lavoro e statuto sappiamo che per far riprendere l'economia bisogna fare gli investimenti pubblici e privati. Quindi nelle regioni dove si metteranno in campo gli investimenti probabilmente avremo una ripresa economica anche dell'occupazione. Poi c'è tanto bisogno nel Mezzogiorno di recuperare le infrastrutture materiali e immateriali. Noi abbiamo il 68% del territorio nazionale zona sismica. Stanotte c'è stato a Ravenna anche una scossa tellurica. Per mettere in sicurezza il territorio ci sarebbe da lavorare quanto si vorrebbe. E invece in questi anni abbiamo perso 700.000 edili. Rimettere in moto i cantieri, utilizzare tutte le risorse europee e necessario, perché non utilizzare le risorse è criminale. Bisogna fare in modo che la ripresa economica parta dal Mezzogiorno, perché il Mezzogiorno non può essere la palla al piede dello sviluppo economico del Paese. E devono sapere che non c'è possibilità di crescita se cresce solo il Nord, perché verrebbe controbilanciato dalla non crescita del Mezzogiorno. Quindi quando questo governo ha annunciato che avrebbe fatto degli investimenti straordinari, io sono ritornato col pensiero al vecchio intervento straordinario, che poi si è rivelato corruttivo, ma hanno abolito lo strumento, non la corruzione, perché la corruzione continua ad esserci e costa 60 miliardi l'anno. Poi ci sono 111 miliardi di evasione fiscale e 27 miliardi di usura e pizzo. I soldi ci sono, bisogna fare in modo che si mettano in condizione di sviluppare lavoro. Non bisogna spendere molti soldi per cercare il lavoro, bisogna prima creare il lavoro, se no non si trova lo stesso. Ci sono oggi difficoltà per quel che riguarda il TFR, ma c'è soprattutto una precarietà nel lavoro e una disoccupazione che comunque non si arresta. Ma io credo che oggi bisognerebbe stimolare soprattutto la partecipazione dei cittadini alla politica e alla vita politica. Una società e una comunità si costruisce dei valori e soprattutto dei diritti e delle garanzie. Una persona che pensa di poter vivere con un contratto a termine, con un contratto flessibile, è una persona che non ha futuro, non ha speranza e quindi non può costruire niente per la propria comunità. Certo, non bisogna demonizzare la flessibilità, ma è una cosa l'introduzione nel mondo del lavoro attraverso sistemi flessibile e un'altra invece garantire, come si è fatto in passato ed è un diritto tutelato dalla Costituzione, non solo l'articolo 1 ma anche articoli successivi, vivere, a far vivere le persone dignitosamente, ovviamente per il loro lavoro e per la loro possibilità di autodeterminazione.